il nome Piazza del Gelso ha una sua motivazione. Maranise, come tutta la zona del circondario, taverne, eccetera, intorno al 1600 era una delle zone dove veniva prodotto la seta, l'artesilica, una delle migliori industrie di tutta la zona, e c'era la produzione del baco da seta. Piazza del Gelso perché giù scendendo c'era una coltivazione di gelso e servivano per la produzione dei bozzoli. Ci troviamo accanto alla chiesa e di fronte abbiamo la piazza di Maranese, piazza Antonino Scopellini. In cima alla piazza troviamo il monumento dedicato ai conciai o peddari di Maranese, un monumento fatto dal compianto Marcello Cua. È uno scultore locale, conosciutissimo, anche poeta, è un personaggio che Maranese ricorderà sicuramente per sempre. La scultura di Marcello parla dei conciai e da questo è nato questa ricerca di Francesco Parrottini. Ecco uno degli acclamorati urbani fuori dal paese. Qui sicuramente si abitava, si viveva, si produceva e forse è una delle
migliori conservazioni di quello che purtroppo ormai il mestiere è sparito della concia delle penne. Eccoci. Buio, Francesco, c'è la vasca dove venivano immerse le pelli, sicuramente con una soluzione di tannino o una soluzione di calce. A Maranisia forse probabilmente usavano di più il tannino, ma qualcuno ricorda anche la calce. Eccolo qua, questa è la prova tangibile, calce spenta, veniva lasciata per almeno 30-40 giorni perché perdesse le proprietà caustiche, perché se le pelli venivano lasciate troppo all'interno della soluzione del latte di calcio bruciavano e quindi era compromesso tutto il lavoro. Naturalmente la calce veniva lasciata al buio per 40 giorni, 30-40 giorni, in modo che avesse le caratteristiche ideali per la concia. Tutte le vasche per la concia delle pelli erano divise in due parti. Una parte dove c'era solamente, semplicemente l'acqua, le pelli venivano immerse, si ammorbidivano, e una seconda parte dove le pelli insieme all'acqua venivano immerse in una soluzione di tannino che, oltre a dare un colore più scuro alla pelle, uniformava e in parte cancellava i piccoli difetti della stessa pelle. E questo tipo di vasche le troveremo in qualsiasi casolare sparso in tutte le campagne di Maranisia.